cooperazione internazionale del Ministero dell'Interno, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della RAI Friuli Venezia Giulia. Inoltre, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Sta per iniziare ora l'incontro intitolato 1968 negli USA. Intervengono Bruno Cartosio e Elisabetta Vezzosi, coordina Daniele Fiorentino. Questo incontro è stato realizzato in collaborazione con CISPEA, Centro Interuniversitario di Storia e Politica Euroamericana, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Buona storia a tutti. Bene, grazie per l'organizzazione di Estoria. Io sono Daniele Fiorentino, coordino questo incontro di oggi pomeriggio. Sono professore di storia americana, per l'appunto, all'Università di Roma III, e sono il direttore del CISPEA, che avete appena sentito nominare. L'incontro di oggi pomeriggio è stato organizzato appunto in collaborazione con questo nostro istituto, un consorzio interuniversitario, questo significa CISPEA, di studi della storia della politica euroamericana. È attivo dal 2004 e include anche tra le 5 università consorziate l'Università di Trieste e in particolar modo la professoressa Vezzosi, che è qui con noi per questo pomeriggio, insegna a Trieste, poi ve la presenterò, e il professor Georg Meyer, che insegna storia delle relazioni internazionali sempre a Trieste e che ha creato questo collegamento tra Estoria e CISPEA. Quindi ci sentiamo un po' a casa, diciamo, siamo già intervenuti in altre occasioni. Questo è il mio primo anno di direzione, quindi ci tenevo a essere presente e a dare la testimonianza appunto al contributo della nostra piccola organizzazione. E facciamo diversi interventi, vengo da Bologna tra l'altro, dove abbiamo parlato non a caso di anni 70, che sono gli anni che seguono appunto questo 68, vedremo che è un 68 poi un po' di lungo respiro. Teniamo una scuola estiva di studi americani a Reggio Emilia, ogni anno raccogliamo intorno ai 25 studenti da tutta Italia, questo lo dico soprattutto per i giovani, se fossero interessati. E insomma, cerchiamo di portare appunto la cultura, la storia americana degli Stati Uniti d'America in Italia, non solo in accademia, soprattutto nelle accademie, ma anche altrove, appunto, in occasioni come questa. E abbiamo scelto tra i due temi, domani avremo un altro incontro che parlerà di migrazioni, che è il tema principale del Festival Estoria di quest'anno. Abbiamo pensato insieme al professor Meyer al 68, perché è un anno cruciale, importantissimo, non solo nella storia degli Stati Uniti, evidentemente il 68 è diventato un modo di dire praticamente, e quindi abbiamo pensato che siccome gli Stati Uniti ebbero un ruolo importantissimo, centrale in quelle trasformazioni che avvennero in realtà su un lungo periodo, fosse opportuno mettere in evidenza e parlare in modo un po' più approfondito di alcuni degli aspetti caratterizzanti di quel periodo così importante e drammatico della storia degli Stati Uniti d'America. Quando noi parliamo di 68, in realtà non parliamo di un solo anno, parliamo di un periodo ben più lungo che si può far cominciare, gli storici poi diciamo si divertono a fare le periodizzazioni e a cambiarle a seconda del punto di partenza che si sceglie, ma grosso modo io lo collocherei in realtà già negli anni 50, c'erano stati, se vogliamo anche indietro, altri movimenti per i diritti civili, per il riconoscimento delle identità e dei diritti degli americani, dei tanti gruppi etnici, ma insomma il 68 attiene anche molto all'esperienza studentesca negli Stati Uniti, tra l'altro era collegato alla guerra del Vietnam e al rifiuto di andare a combattere per molti di quei giovani che erano allora nelle università americane. Quindi grosso modo poi sentiremo appunto i colleghi, ma lo collocherei a inizio anni 60,
quando viene pubblicato dall'Università del Michigan un manifesto, il Portunon Statement, in cui gli studenti praticamente mettono in guardia la società americana dai rischi che sta correndo nella sua attenzione esagerata al capitale, alle guerre che si sono sviluppate nel mondo, e appunto invece ai problemi che quella società, che sembrava una società tutto sommato omogenea, e omogenea non era, perché era nel pieno di una rivolta che era cominciata anni prima, quella rivolta dei diritti civili degli afroamericani, doveva essere in qualche modo rivisitata, trasformata, cambiata. E da lì, appunto da quel 1962, partirono una serie di altri movimenti e manifestazioni, con la fondazione principalmente dello Students for a Democratic Society, la SDS cosiddetta, un'organizzazione di studenti appunto che fiancheggiavano la protesta per i diritti civili negli Stati Uniti. Si aggiunse poi il famoso movimento del free speech, della libertà di parola di Berkeley, che attraversò poi tutti gli Stati Uniti per culminare in qualche modo nel 68-69, appunto in un anno molto molto drammatico, che fu il 68 stesso, partito con l'offensiva del Tet in Vietnam, che mise in seria difficoltà l'esercito americano, la rinuncia del presidente Johnson a candidarsi per nuove elezioni, gli assassini di Martin Luther King e Bob Kennedy, e alla fine a novembre l'elezione del presidente Nixon, che in qualche modo sigilla invece la reazione del governo federale, diciamo, e delle istituzioni a una serie di sconvolgimenti che avevano trasformato la società americana, che continua però a essere in movimento fino a tutti gli anni 70, anche se vogliamo trovare un punto di arrivo di questo 68 americano, si potrebbe chiudere con il massacro di Kent State nel 1970, un'altra università americana, dove la Guardia Civile sparò sugli studenti, uccidendone 4 e ferendone alcuni altri. Quindi, diciamo, le interpretazioni sul 68 sono state molteplici. Io non mi dilungo troppo perché abbiamo degli esperti di quel periodo, appunto Bruno Cartosio e Elisabetta Vezzosi, e per comprenderlo va analizzato in tutte le sue sfaccettature, appunto anche in questa periodizzazione che è stata presa dagli studiosi in modi diversi, però più o meno concentrandosi su quel decennio. E in particolar modo appunto un ruolo importantissimo ebbe come ricaduta negli Stati Uniti la guerra del Vietnam, e gli anni 60, per tutti gli anni 60, in particolar modo con la crescita del coinvolgimento degli Stati Uniti a partire dal 1964. Quindi io adesso passo la parola a Bruno Cartosio, che di 68 ha scritto, perché ha scritto un libro appunto che è proprio lunghi anni 60, a proposito di periodizzazioni, no? Movimenti sociali e cultura politica negli Stati Uniti, per Feltrinelli, uscito nel 2012. È stato professore ordinario di storia dell'America del Nord all'Università di Bergamo fino al 2012, quello stesso anno, e preside anche della facoltà di lingua e letterature straniere. Insomma, si occupa, tra l'altro è stato direttore, non so se lo sei ancora, di una rivista, ACOMA, una delle due riviste di americanistica in Italia, per chi appunto volesse approfondire certi temi. Ha scritto moltissimo sugli Stati Uniti, cito altri due titoli: New York e il moderno, società, arte e architettura nella metropoli americana, 1976-1936, e Anni inquieti, invece, un libro sugli anni 50, società, media e ideologia negli Stati Uniti, da Truman Kennedy. Bruno. Grazie, e grazie naturalmente per l'invito. Il problema, come si capisce anche dall'introduzione di Daniele Fiorentino, è decidere da dove partire. Questo vale anche per parlare soltanto del 68. Io dirò
pochissime cose prima di fissare l'attenzione sulle date del 68, ognuna delle quali rimanda poi a qualcosa che precede il 68, alcune sono state già ricordate, ma lo farò un po' in modo un po' lineare. L'unica considerazione di carattere generale che vorrei fare prima di entrare direttamente nel merito ha a che fare con proprio la nascita dei movimenti. Per mettere l'accento su una cosa che spesso viene, un aspetto che spesso viene dimenticato, cioè tra gli anni 40, dopo la fine della guerra, della seconda guerra mondiale nel 45 e i primi anni 50, negli Stati Uniti la sinistra, cioè il Partito Comunista, che negli anni 30 era arrivato ad avere quasi 100.000 iscritti, viene messo sotto processo, viene letteralmente smantellato, verrà anche infiltrato dall'FBI, per cui a un certo punto poi negli anni 50, nei primi anni 50 si scherzerà anche sul fatto che a tenere in piedi le iscrizioni erano quella metà di iscritti che erano in realtà infiltrati dell'FBI, però gli iscritti ormai negli anni 50 sono scesi a pochissime migliaia e il Partito Comunista è ormai una realtà irrilevante. Il Partito Socialista e i partitini trotskisti, che pure non sono oggetto di repressione e di soppressione come i comunisti, sono sostanzialmente irrilevanti. Il Partito Socialista, in nome del proprio antistalinismo, in realtà entra a far parte di quello che viene normalmente definito come liberalismo della guerra fredda, cioè una sorta di liberalismo che però accetta tutti i presupposti ideologici e politici della guerra fredda, quindi della contrapposizione nazionalistica, ideologica e politica nei confronti dell'Unione Sovietica e del comunismo, cosiddetto comunismo internazionale. Una linea di condotta analoga è anche quella che riguarda il movimento sindacale, in termini leggermente diversi, nel senso che le componenti comuniste, filocomuniste, staliniste o simpatizzanti per il comunismo vengono epurate. L'intero movimento sindacale negli Stati Uniti viene depurato della componente individuale e di gruppo dei comunisti. Quindi in realtà noi arriviamo all'inizio degli anni 50 con la società statunitense che è priva di quelle componenti che ancora negli anni 30 erano state così presenti e significative sul piano culturale, sul piano politico, sul piano artistico. C'erano movimenti all'interno del cinema, della radio e dell'arte in senso stretto che guardavano al comunismo, all'Unione Sovietica e così via. Per cui quella degli anni 50 appare come una società pacificata, perlomeno al proprio interno. Tra 50 e 53 c'è la guerra di Corea, quindi pacificato sì, ma fino a un certo punto. Ma al proprio interno, gli anni 50 passeranno la storia come gli anni della quiete, gli anni tranquillized, cioè tranquillizzati, gli anni della pace sociale, gli anni in cui i giovani sono noti come the silent generation, cioè la generazione silenziosa. Non è vero, queste sono tutte etichette di comodo, giornalistiche, sono tutte semplificazioni. Devo dire, il libro che è stato ricordato, che ho scritto sugli anni 50, è intitolato Anni inquieti,
proprio per sottolineare che in realtà sotto quell'apparente pacificazione esistevano molte inquietudini. Però sostanzialmente le sinistre tradizionali, più o meno rivoluzionarie che fossero, non ci sono più. Però proprio in quegli anni 50 succede qualcosa di totalmente inaspettato ed è il sorgere del movimento nero, del movimento contro la segregazione razziale per i diritti civili. Questa era la cosa totalmente, ripeto, inaspettata. Perché il movimento nero non si era mai qualificato come politicamente schierato, anzi, in alcuni casi, dopo il 45, alcune delle sue organizzazioni avevano preso posizione contro i comunisti o contro il sospetto che i comunisti potessero essere al loro interno. Tuttavia, gli anni 50 sono gli anni del sorgere del movimento nero. Nel 1954 arriva a conclusione una vicenda giudiziaria che porta alla formulazione da parte della Corte Suprema che decide la illegalità della segregazione scolastica. La segregazione scolastica è neri da una parte, bianchi dall'altra, e arriva dopo che per alcuni anni questa vicenda giudiziaria è stata portata avanti quasi in silenzio da alcune delle organizzazioni per diritti civili afroamericani. Il movimento nero inizia come movimento contro la segregazione per i diritti civili e così arriva fino ai primi anni 60. Poi nel corso degli anni 60 subirà una evoluzione e nel 66 verrà lanciata la famosa parola d'ordine del Black Power, cioè del potere nero. Nell'ottobre 66 nasce il Partito della Pantera Nera, che si dichiara apertamente rivoluzionario, e per alcuni anni, fino al 71, il Partito della Pantera Nera sarà la forza, la componente egemonica. Però il movimento per i diritti civili mette in moto una quantità di altre sensibilità prima che politiche, sensibilità di giovani bianchi delle città, delle metropoli del nord, al di fuori del sud, che era stata il luogo d'origine e di diffusione del movimento contro la segregazione, e questi giovani si accorgono di non conoscere per niente la società meridionale, di non avere idea di che cosa sia la segregazione razziale, e quindi si mettono in moto e passano, come dicono loro stessi, dal silenzio all'attivismo. Questa formulazione, che sta nel manifesto, nel documento di Port Hugh del 62, ricordato pochi minuti fa, diventa come una parola d'ordine: il passaggio dal silenzio all'attivismo. Non è soltanto negli Stati Uniti, comunque, perché nel 60 in Inghilterra era stato pubblicato un documento politico intitolato Out of Apathy, cioè fuori dall'apatia, usciamo dall'apatia. E quindi c'è un qualcosa che gira, e ovviamente anche nella nostra società quelli sono anni di inizio di movimenti e di una nuova vitalità diversa rispetto a quella degli anni precedenti. Ecco, questi sono gli elementi che all'inizio degli anni 60 danno il senso di un qualcosa che sta succedendo nella società statunitense. Nel 64 ci saranno le lotte per le free speech fights, le lotte per la libertà di parola a Berkeley in California, e andrà avanti. Il movimento studentesco adotterà una serie di parole negli Stati Uniti che diventeranno parole che investono poi tutti gli altri movimenti di studenti, e non solo di studenti, in gran parte del resto del mondo, compreso l'Italia e compreso l'Europa. Vorrei però adesso
fissarmi sull'anno 1968 in particolare, perché il fatto drammatico e traumatico dell'inizio dell'anno è quello dell'offensiva del Tet, che inizia dell'offensiva del Tet, cioè del capodanno vietnamita, lanciata dal Nord Vietnam e dal Fronte di Liberazione Nazionale sul vietnamita, i partigiani, diciamo così, sul vietnamiti contro il Vietnam del Sud e gli Stati Uniti. Questa offensiva, come dicono molti storici statunitensi, non avrà successo, e sono molto contenti di poter dire che non ha successo. In realtà è un fatto assolutamente traumatico, perché pur non avendo successo, cioè pur non sconfiggendo sul campo gli Stati Uniti e il Sud Vietnam in quel momento, sono altrettanto inattesi, altrettanto imprevedibili nella sua violenza, quei fatti, nella loro violenza, del movimento nero del decennio precedente. Cioè la società statunitense non è pronta per accettare un'offensiva di quel genere, che dimostra che le forze in campo, le forze avversarie in campo, sono molto forti. Fino a quel momento, tra il 65, quando inizia l'impegno diretto di massa degli Stati Uniti in Vietnam, fino a quel momento il discorso pubblico a proposito del Vietnam degli Stati Uniti era: no, le cose vanno bene, ci avviciniamo, facciamo passi avanti, ci avviciniamo alla vittoria. Beh, nel 68 il più famoso dei giornalisti statunitensi, Walter Cronkite, va negli Stati Uniti, torna negli Stati Uniti alla fine di febbraio del 68 e pubblicamente alla televisione è la persona più ascoltata di tutta la televisione statunitense, dirà: ma cosa sta succedendo? Io credevo che stessimo vincendo, invece ci siamo trovati in una palude da cui l'unica cosa che dobbiamo cercare di fare è uscire con onore. L'offensiva del Tet dura ancora qualche settimana, ma entro la fine di marzo finisce. Ma queste parole di Walter Cronkite lasciano il segno. Si dice che Lyndon Johnson, il presidente Johnson, dopo questa esternazione di Cronkite, abbia detto: beh, se abbiamo perduto anche Cronkite, non abbiamo speranze. E in realtà poi, subito dopo, accetterà di avviare gli incontri di Parigi in funzione delle trattative di pace. Trattative di pace che poi avranno una storia lunga e arriveranno a conclusione soltanto all'inizio del 73. Tuttavia, l'offensiva del Tet e l'aver perduto Cronkite, per così dire, lasciano il segno. Alla fine di marzo del 68, Johnson decide di non ricandidarsi nelle elezioni del novembre di quell'anno. È un fatto assolutamente anche questo, traumatico. Un presidente che è stato rieletto a valanga, come si dice negli Stati Uniti, nel 64, vi ricordate che nel 63 era morto, era stato ucciso Kennedy ed era subentrato il vicepresidente Johnson, che poi nel 64 era stato eletto con una grande maggioranza di voti popolari. Quindi la logica naturale sarebbe che nel 68 si ripresenta e rivince, invece capisce di avere poche probabilità di vittoria, e quindi alla fine di marzo del 68 decide di non ricandidarsi. Questo vuol dire che il movimento contro la guerra, che era iniziato immediatamente nel 65, quando Johnson decide di mandare le prime truppe di terra a Da Nang in Vietnam del Sud, inizia il movimento contro la guerra. Nel 68, quando ci sono più di 400.000 soldati statunitensi in Vietnam del Sud, la guerra è arrivata a un punto molto critico, soprattutto dopo il Tet.
e George rinuncia. Qualche giorno prima, una quindicina di giorni prima, nel frattempo, Robert Kennedy, il fratello più giovane di John Fitzgerald Kennedy, ucciso nel novembre del 63, decide di candidarsi. Le due cose, la rinuncia alla candidatura di Johnson e l'annuncio della candidatura di Bob Kennedy, sono spesso viste in contemporanea e in contrapposizione. Non c'è dubbio che tra i due esistesse una forte ostilità, ma non c'è dubbio anche che Bob Kennedy in quel momento avesse cambiato in modo radicale le sue posizioni politiche e avesse capito che, data la forza del movimento contro la guerra, lo schierarsi contro la guerra fosse la carta vincente. Ma non è solo quello, perché c'è un altro pezzo di discorso che andrebbe fatto, che è un po' troppo impegnativo per farlo ora, ma più o meno nello stesso periodo Kennedy fa alcuni discorsi particolarmente importanti. Uno di quelli che vengono più generalmente citati riguarda il PIL, cioè il prodotto interno lordo, e dice: le cose vanno bene, e infatti le cose dal punto di vista economico negli Stati Uniti stanno andando bene in quei primi anni 60 fino al 67-68, vanno bene, ma il PIL non è tutto. Questa è una società ingiusta, delle ingiustizie che attraversano questa società ci dobbiamo vergognare, e il nostro compito di uomini politici è quello di mettere fine a questo bagaglio di ingiustizie, essenzialmente le ingiustizie legate alle disuguaglianze economiche e sociali e le disuguaglianze legate alla discriminazione razziale. Dicevo, Johnson rinuncia il 31 di marzo, il 4 di aprile viene assassinato Martin Luther King a Phoenix, mentre dicevo Phoenix sapevo che non era il termine giusto, a Memphis. La reazione in tutti gli Stati Uniti è fortissima, ci sono più di 120 città in cui si sollevano le componenti afroamericane, e c'è una quantità di disordini che dopo il 65 a Watts, Los Angeles, 66 in molte altre città, 67 a New York e Detroit, delle rivolte particolarmente violente e distruttive, si sommano a tutte queste, e nel 68 c'è questa risposta, in risposta appunto alla morte di Martin Luther King. Nel mese di aprile e maggio ci sarà l'occupazione della Columbia University, che è un fatto anche questo traumatico, perché gli occupanti si qualificano come rivoluzionari, e non si tratta di una sperduta università dell'interno degli Stati Uniti. La Columbia University è a Manhattan, nel centro di New York, e New York è il centro economico, finanziario, politico e culturale degli Stati Uniti. E quindi la rivoluzione in casa, la rivoluzione in casa è un problema particolarmente grave. Aprile soprattutto, e poi di nuovo marzo. All'inizio di giugno, il 5, viene ucciso, nella notte del 5 di giugno, viene ucciso Bob Kennedy, che ha vinto le primarie in California e si sta avviando a conquistare la cosiddetta nomination per le elezioni di novembre. Viene ucciso, e questo è un altro colpo terribile. Ad agosto c'è la convenzione democratica a Chicago, manifestazioni studentesche e non di tutte le sinistre che sono sorte dai movimenti studenteschi afroamericani, radicali, hippie e yippie, come si chiameranno alcuni all'interno di questo movimento. Si dà un appuntamento a Chicago e protesta, una protesta di massa
contro la Convenzione, che viene repressa con una violenza spropositata, e alcuni degli organizzatori veri o supposti tali della manifestazione contro la Convenzione vengono imprigionati, processati e poi condannati. Quindi altro trauma. Nel frattempo poi a ottobre ci saranno le Olimpiadi a Città del Messico, dove il primo e il terzo degli atleti che vincono i 200 metri piani si presentano sul podio, sono neri entrambi, a piedi nudi, con il guanto nero, il pugno alzato e la testa china, in segno di lutto per quello che sta subendo la comunità afroamericana negli Stati Uniti, e poi a novembre ci saranno le elezioni. Non è vero che le elezioni sono state perdute per i democratici, per la reazione contro i movimenti sociali. In realtà le elezioni per i democratici sono state perdute perché il governatore dell'Alabama, George Wallace, che è stato sempre democratico, ha deciso di allontanarsi, di uscire dal Partito Democratico e di candidarsi alla presidenza come indipendente. Il Sud, razzista, segregazionista, ha sempre votato democratico. George Wallace è quello che nel discorso di inaugurazione della propria della presidenza, del proprio ruolo di governatore, ha detto quelle frasi famose: segregazione ieri, segregazione oggi, segregazione sempre. E si presenta come indipendente perché Johnson nel 64-65 aveva fatto approvare dal Congresso la legge sui diritti civili a favore degli afroamericani e la legge sul diritto di voto a favore degli afroamericani, cosa inaccettabile per i razzisti del Sud. E Wallace vincerà, sarà il primo dei candidati, quello che avrà più voti in 5 degli stati del Sud, e quindi il candidato democratico sarà privato di questi voti, e quindi vincerà Nixon con uno scarto relativamente, con uno scarto piccolo, e tuttavia vincerà grazie alla divisione dei democratici, ma una divisione che a onore di Johnson, perlomeno su questo aspetto, sull'altro no, perché Johnson aveva iniziato la escalation in Vietnam, ma sul piano della politica interna era stato uno dei presidenti più progressisti. A suo onore, pur sapendo che avrebbe perduto i democratici del Sud, aveva approvato, aveva voluto la legge sui diritti civili e sul diritto di voto, e quindi perdono. Il 68 si conclude con la vittoria di quello che uno storico, Richard Hofstadter, ha definito lo spiacevole, lo sgradevole Nixon. E quella è poi un'altra storia che avrà poi le sue continuazioni negli anni 70. So che c'è molto altro da raccontare, magari poi facciamo un giro di ritorno, perché Bruno Cartosio si è occupato molto di questo argomento, e intanto abbiamo un quadro d'insieme, e passiamo invece a un argomento un po' più specifico del 68, uno di quelle conseguenze, chiamiamole così, del 68 e del lungo movimento per i diritti che si scatena in America tra gli anni 50 e 70, quello delle donne, in particolar modo il movimento femminista. Già c'erano state delle avvisaglie in precedenza negli Stati Uniti, c'è stato il movimento del suffragio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e era rimasto sempre un tema all'attenzione di chi lottava per i diritti civili negli Stati Uniti, ma monta per l'appunto negli anni 60, per culminare proprio tra fine anni 60 e inizio anni 70. Ne parla Elisabetta Vezzosi, che è professoressa ordinaria di storia degli Stati Uniti all'Università di Trieste e anche la presidente dell'Associazione Italiana di Studi Nordamericani, un'altra organizzazione che raccoglie tutti gli specialisti
di studi americani in Italia, storia, letteratura in particolar modo. È stata anche visiting professor alla Columbia University nel 2012, ha presieduto anche la Società Italiana delle Storiche, si è occupata a lungo anche di questioni appunto relative ai diritti delle donne, pubblicato in particolar modo tra tanti altri due libri che qui ci interessano perché toccano proprio gli argomenti che tratterà nella sua relazione. Uno è intitolato Mosaico americano, società e cultura negli USA contemporanei, cioè nel periodo appunto dal secondo dopoguerra ad oggi, da Carocci del 2005, l'altro, sempre Carocci, di poco precedente, Madri e Stato, politiche sociali negli Stati Uniti del Novecento, che si occupa per l'appunto dei diritti delle donne. Elisabetta. Grazie, sono molto contenta dell'invito e sono abituata, diciamo, a venire in storia anche con i miei studenti, i miei dottorandi, e mi fa molto piacere esserci anche quest'anno. E grazie a Bruno Cartosio per aver delineato un quadro in cui io posso collocare le parole che dirò sui movimenti delle donne. Dico subito che parlerò di movimenti delle donne, non di movimento. Solitamente si dice movimento, però in realtà c'è stata sempre una pluralità di movimenti, e quindi io penso che sia più corretto usare il plurale. E Daniele ricordava giustamente alcune ascendenze dei movimenti delle donne tra fine 800 e primi del 900, primi due decenni del 900. Anche lì il ruolo più forte fu detenuto dal movimento per il voto alle donne, il movimento suffragista, ma altri due movimenti che sono stati altrettanto importanti, e cioè il movimento maternalista delle donne che si battevano per i diritti sociali, non solo i diritti politici, e il movimento pacifista che è nato a livello transnazionale nel 1915, a partire naturalmente dalla una forte opposizione all'avvio della prima guerra mondiale, che poi si è sviluppato, no, con la Women's International League for Peace and Freedom per molti molti anni a seguire, in cui le donne americane hanno avuto un peso molto forte. Dunque movimenti, e quindi questa è la prima, diciamo, è la prima specificazione. Due, mi allineo con quanto ha detto Bruno Cartosio e anche con quanto ha detto Daniele Fiorentino nella sua introduzione. Il 68 è un anno che conta per le donne, ci sono, ve lo dirò, alcuni gesti molto emblematici, significativi, ma in realtà i movimenti delle donne vengono da prima, cioè diciamo che dai primi anni 60 si cominciano a muovere una serie di associazioni, gruppi, organizzazioni che troveranno poi una prima espressione nella creazione nel 1966, quindi prima del 68, della National Organization of Women, quindi dell'Organizzazione Nazionale delle Donne, che viene creata, un'organizzazione nazionale che viene creata da un personaggio, su cui tornerò tra pochi minuti, di notevole spessore, che era Betty Friedan, una sociologa, psicologa gestaltiana, che aveva pubblicato solo 3 anni prima un libro fondamentale che ora vi dirò. Allora il 68 non conta, no, il 68 conta, vedete che questa prima slide è proprio, ho scelto comunque di aprirla con il 68, perché nel 68 ci sono due gesti importanti che vengono compiuti da gruppi di donne, poi specificherò in che modo appunto i movimenti delle donne si dividono, ma anche si saldano su alcune questioni.
Una di questi due gesti simbolici furono la contestazione delle elezioni di Miss America proprio a Atlantic City nel 1968. Ora credo che non si veda bene, ma in mano queste donne hanno le scarpe con i tacchi, i reggiseni, quindi è una contestazione. Ci furono anche roghi di ciglia finte, di reggiseni, questioni molto simboliche naturalmente, che rappresentavano la contestazione di un modello tradizionale di bellezza, di femminilità, con il quale le donne naturalmente non si riconoscevano più o non si riconoscevano affatto. E l'altro gesto simbolico, sempre nel 68, per ribadire che il 68 ebbe comunque un ruolo, è il cimitero di Arlington, che è, diciamo, il grande cimitero, no, dei grandi caduti nelle guerre statunitense, dove le donne inscenarono un funerale della femminilità. Naturalmente si intendeva la femminilità tradizionale, i ruoli tradizionali, i stereotipi che le donne avevano tendenzialmente mantenuto fino a quel momento. Quindi il 68 esiste, ripeto, i movimenti, come ha ben descritto Bruno Cartosio, in realtà anche delle donne venivano da prima. Quindi questi movimenti, come dicevo, gruppi sul territorio statunitense, erano gruppi nazionali ma anche locali. E quando è che questi gruppi trovano in qualche modo una prima espressione o una prima visibilizzazione? Un momento importante è il 1963, quindi, come vedete, vari anni prima del 68, perché il 63 non è solo l'anno in cui viene creata dal presidente Kennedy la commissione sullo status, sulla condizione delle donne, ma quella era una cosa, diciamo, più governativa, ma importante, naturalmente un gesto molto importante, perché è un'attenzione sulle donne e sulla condizione delle donne di grande spessore. Ma nel 1963 esce il libro, appunto, di Betty Friedan, che è la fondatrice della National Organization of Women, e questo libro si intitolò La mistica della femminilità, tradotto in italiano l'anno successivo, mi sembra proprio nel 64, dall'edizione di Comunità di Olivetti. E questo libro, quindi, è arrivato in Italia velocemente, ecco. Quel libro, La mistica della femminilità, ebbe vi dico anche di che cosa parlava, ebbe un successo incredibile, perché nei primi mesi del 63, appena pubblicato, riuscì a vendere 60.000 copie e nell'arco di pochi anni 1,5 milioni di copie. Questo libro era il risultato di un'indagine che questa, appunto, sociologa, psicologa cristiana, Betty Friedan, che poi è diventata un importante personaggio politico, pubblico negli Stati Uniti, era un'indagine che lei aveva svolto in un quartiere di New York, un quartiere prevalentemente di classe media, tra le donne, diciamo giovani, ma prevalentemente già madri e mogli, sulle loro percezioni, la loro condizione, i loro sentimenti, le loro anche emozioni. E da questo libro, La mistica della femminilità, che sta a indicare qual era la tradizione del discorso pubblico della femminilità, centrata naturalmente sui ruoli di madre e di moglie, quanto le donne avessero mostrato invece uno scontento, una frustrazione molto forte proprio rispetto a questi ruoli. E questo libro diventa, il risultato di queste, l'elaborazione di queste interviste diventano una vera e propria denuncia nei confronti della femminilità tradizionale. Infatti molte di queste donne
apparentemente madri e mogli felici, parlano di un problem without name, di un problema senza nome, che loro stesse non riuscivano a decifrare, non riuscivano a chiarire con se stesse, ma era, che era l'espressione di una fortissima frustrazione rispetto alla loro vita personale e rispetto invece all'assenza di, o alla limitatezza di una loro vita pubblica che avrebbero voluto essere molto più, più ricca. Dunque queste donne apparentemente agiate e confortevoli, che vivevano una situazione, scusate, confortata e confortevole, erano molto prevalentemente infelici. Molte avrebbero voluto, avevano dovuto smettere dopo il college, avrebbero voluto frequentare l'università, invece si erano sposate e non avevano potuto farlo. Altri avrebbero voluto molto stare nel mondo del lavoro o rimanere nel mondo del lavoro se l'avevano sperimentato in precedenza, ma questo non era in tanti casi potuto succedere proprio a causa del matrimonio e dei figli. E questo libro appunto aggrega un grande scontento. Molte donne negli Stati Uniti si riconoscono con questo problema senza nome e cominciano ad aggregarsi. Come vi dicevo, la prima aggregazione forte è quella del 1966, l'Organizzazione Nazionale delle Donne, che chiedeva di fatto, diciamo, semplificando molto, la parità giuridica, e quindi le pari opportunità, come noi le abbiamo chiamate anche in Italia per moltissimo tempo. Ora parliamo di parità di genere, di equità di genere, ma abbiamo chiamato per a lungo pari opportunità. Chiedevano forme di legislazione che parificassero, diciamo, le condizioni e lo stato civile delle donne a quello degli uomini. Quindi un canale, diciamo, le donne della National Organization of Women volevano canali giuridici istituzionali per la parità. Ma pochi anni dopo, tra il 68 e il 69, nasce un movimento molto più radicale, che è il movimento di liberazione delle donne, composto da donne più giovani, che le cui, diciamo, rivendicazioni erano molto più forti e radicali del primo, diciamo, della prima organizzazione femminista del 1966. Chiedevano infatti una legge per l'interruzione di gravidanza, chiedevano la fine della violenza nei confronti delle donne, la creazione di quelli che ora esistono da tanti anni anche in Italia, i centri antiviolenza, ma allora naturalmente non si conoscevano. Quindi chiedono la creazione dei rape center, chiedono che la salute femminile, sulla salute femminile ci sia un'attenzione particolare. Uno degli slogan poi veicolato anche in Europa e anche in Italia era "il corpo è mio", lo gestisco io. E non a caso nel 1969 negli Stati Uniti nasce un famoso collettivo per la salute della donna, che è il collettivo di Boston, che pubblica un libro che è stato tradotto in italiano poco dopo, con "Noi e il nostro corpo", in cui diciamo, smontava il meccanismo del potere medico maschile, ritenuto troppo fortemente maschile. Si chiedeva che le donne potessero accedere alla salute e alla prevenzione in un modo diverso da quello che era stato fino a quel momento. Si parlava di autovisita, si parlava di conoscenza del corpo, un modo di vedere e di vivere questi problemi assolutamente diverso da quello che era stato dominante fino a quel momento. Ma due parole, proprio due,
per poi concentrarmi sui movimenti, sulle condizioni delle donne negli Stati Uniti. Perché la condizione delle donne negli Stati Uniti tra gli anni 50 e gli anni 60, come vi dicevo, stiamo parlando dei primi anni 60, per poi procedere, era la situazione di un mercato del lavoro fortemente segregato dal punto di vista, oggi diremmo di genere, ma allora si diceva sessuale, e quindi veniva chiamato come discriminazione del mercato del lavoro dal punto di vista sessuale, da salari più bassi per le donne per lo stesso tipo di lavoro. Infatti una delle grandi rivendicazioni anche della National Organization of Women era l'uguale salario, no, per lo stesso tipo di lavoro, l'equal pay. Considerate che la percentuale salariale per le donne poteva raggiungere anche il 60% rispetto a quello dei salari maschili. E l'altra questione, una delle grandi anzi questioni, era la possibilità di accedere alle politiche di welfare. E in questo senso ricordo che le politiche di welfare negli Stati Uniti a favore delle donne e anche dei minori datano dall'inizio del Novecento, ma naturalmente si sono strutturate soprattutto a partire dagli anni 30 e di nuovo durante l'amministrazione Johnson, di cui parlava Bruno Cartosio, la stessa amministrazione Johnson che aveva varato la legge sui diritti civili, che era una legge sui diritti civili molto importante per gli afroamericani ma anche per le donne, perché erano diritti civili indipendentemente dalla razza, dal sesso, eccetera. E che nel 65 aveva varato il Voting Act, per il voto, per l'affermazione, diciamo, perché i neri avevano teoricamente il voto ma non lo potevano esercitare, quindi l'esercizio del voto per i neri. E nel 1900, in quegli anni già era cambiata con John Fitzgerald Kennedy, era stata varata una legge di protezione per la povertà femminile e minorile che si chiamava la legge Aid to Families with Dependent Children, che era del 1961, quindi un aiuto, sostegno anche economico alle famiglie con figli piccoli a carico, che generalmente avevano però una capofamiglia donna. Inutile dire che l'aspetto dominante della società ancora negli anni 60, comunque, per quanto in fase di progressiva e lenta però decostruzione, era un modello capofamiglia maschio, come dicono i sociologi male breadwin, no? E questo modello è rimasto, diciamo, in atto per moltissimi, moltissimi anni, almeno, diciamo, fino ai primi anni 90. Ecco, proprio sulle questioni del welfare vorrei, scusate, non so se sono, ecco, in successione. Questa è una manifestazione della Welfare Rights Organization, cioè una organizzazione delle donne per il welfare. In realtà c'erano anche alcuni uomini, ma era prevalentemente femminile, e la cosa che vedete probabilmente interessante è che ci sono in questo caso donne sia bianche che nere. E questo è un tema importante, ormai mi restano nemmeno 5 minuti, ma questo è uno dei temi che mi porta a dire che i movimenti, che non si può parlare di movimento ma di movimenti, perché c'è sempre stata, fino a anni molto recenti, tranne in alcune, diciamo, case di movimenti mix tra donne bianche e nere su determinate questioni, diciamo, su determinati temi, c'è stata una separazione molto forte tra i movimenti delle donne
bianche e i movimenti delle donne, direi colored, quindi sicuramente le afroamericane, ma anche le asiatiche, le chicanos, le hispaniche, eccetera. Perché? Perché, e prendo soprattutto questa grande divisione, no? Donne bianche, donne afroamericane, diciamo che la gerarchia dei temi per questi due gruppi di donne non era esattamente lo stesso. Se per le donne bianche era la differenza di genere, quindi quella che oggi chiamiamo, no, l'equità di genere, per le donne nere la razza era comunque, no, al primo posto, diciamo, della gerarchia della discriminazione, non meno importante della discriminazione, che allora si diceva discriminazione appunto sessuale. Dunque c'è stata una dialettica molto complicata sempre tra i movimenti delle donne bianche e delle donne nere, e voglio ricordare, approfitto agganciandomi al discorso di Bruno Cartosio, che le donne hanno avuto un ruolo molto importante, le donne afroamericane, nel movimento per i diritti civili. Quindi già prima, diciamo, degli anni 60, ma già negli anni 50, le donne sono state fondamentali nel movimento per i diritti civili, e anche se per molti anni la storiografia non ha riconosciuto il loro ruolo di leader, sono state definite già ormai molti anni fa da una sociologa storica, Belinda Robnett, bridge leaders, cioè leader di ponte, di collegamento, diciamo, no? Tra una leadership maschile molto forte, i Martin Luther King, no? Di uomini acculturati, ottimi oratori, grandi, diciamo, con grande carisma, e la massa, no? Della popolazione nera, spesso molto meno istruita naturalmente, che faceva fatica, no? Anche se l'oratoria era molto attraente, però a collegarsi, diciamo, con la leadership maschile del movimento per i diritti civili. Quindi queste donne hanno avuto, ripeto, un ruolo molto forte e spesso disconosciuto, anche se ormai ci sono studi molto importanti anche su questo, su questa parte, diciamo, dei movimenti che queste donne hanno fatto parte a tutto tondo, diciamo, del movimento per i diritti civili. Poi alcune faranno parte anche del movimento del Black Power. Fatto, no? Sono io che... Eccola! Sì, sono stata fortunata, non mi ricordavo se era subito dopo. Questa, per esempio, è Angela Davis in una speech pubblico nel 1969, ma naturalmente sono stati molti i suoi discorsi pubblici. Lei è stata ed è a tuttora, secondo me, una delle afroamericane più interessanti, una grande militante del movimento, non soltanto del Panther Party, ma anche dei movimenti delle donne. E potrei dire ancora molte cose, ma il tempo è scaduto, continuo a fare questo errore, e volevo, sì, questi sono ancora movimenti, manifestazioni dei primi anni 70. Questo è l'8 marzo del 1971, Chicago, e questo chiudo per ora con questa foto, per emblematica del fatto, e così chiudo, insomma, anche in sintonia, diciamo, no, con quello che è stato detto da Bruno Cartosio, col protagonismo delle donne nei movimenti per la pace, e in questo caso era una delle tante manifestazioni contro la guerra del Vietnam. E credo sia una foto molto bella e molto indicativa del fatto che le donne non stavano solo nei loro movimenti separatisti, ma che hanno appunto avuto un ruolo molto forte nei movimenti nel loro insieme. Grazie. Prima di cominciare la nostra chiacchierata di oggi, si parlava di un film che ha lasciato, sebbene in realtà non si concentri così tanto proprio sul 68, ma cioè Fragole e Sangue, che non so se i più giovani
ne hanno mai sentito parlare, un film che è stato famoso in passato proprio perché in qualche modo questa fotografia lo ricorda, no? Appunto l'opposizione, l'amore, la pace di fronte alle baionette della Guardia Nazionale americana con le donne in prima linea. Va ricordato pure che però questi movimenti di emancipazione avevano al loro vertice un maschilismo piuttosto spiccato anche nello stesso movimento studentesco, e quindi le donne si trovavano praticamente a combattere due battaglie in contemporanea, no? Sia dei diritti civili che dei loro diritti di donna. E colgo un'altra occasione qui, perché un pochino entra nelle mie competenze più specifiche, avrete visto c'è anche un capo indiano nella manifestazione, e anche lì tra gli indigeni d'America che erano stati messi veramente a margine della storia americana a partire soprattutto dall'inizio del Novecento, c'è un ritorno dell'affermazione dei diritti civili, tant'è vero che nel 1971 si crea un movimento che sulla scia proprio del movimento dei diritti civili, che è l'American Indian Movement, che diventerà anche un movimento di una sorta di resistenza armata, tant'è vero che in alcune riserve indiane, un po' più vicino al Black Power che ai movimenti dei diritti civili classici, in alcune riserve indiane si asserragliano dentro resistendo alle truppe federali, che in realtà vogliono indagare su alcuni casi omicidi che sono avvenuti nelle riserve e che gli indiani rivendicano invece come propri diritti. Insomma, la società americana si mobilita in modo massiccio, tra l'altro, per esempio, parlando sempre dei diritti civili e di indiani, c'è un grande cambiamento radicale nel modo di raccogliere le informazioni demografiche del paese, perché fino al 1970 i sondaggi per il censimento decennale del paese indicavano razza dove ognuno doveva, cioè dove chi raccoglieva i dati scriveva a quale razza apparteneva l'intervistato, mentre dal 1980 questo censimento consente a ciascuno di definirsi come identità etnica a suo piacere. Questo porta a degli stravolgimenti, quando si vanno a leggere appunto i risultati demografici dei censimenti del 70 e dell'80, come nel caso degli indiani d'America, che passano da circa 750.000 nel 1970 a 1.300.000 nel 1980. Non erano nati tanti bambini indiani in America, era solamente che molti si definivano tali pur non apparendo, diciamo, cambia quindi l'approccio, no, all'identità e all'etnicità, pur non apparendo tali, ma si qualificano e si considerano comunque appartenenti a delle minoranze. Questo segna appunto gli anni del 60, segnano questo cambiamento anche proprio di percezione, di sentimento negli Stati Uniti nei confronti delle tante identità, nei confronti delle donne ovviamente, e diventerà e darà vita tra l'altro a un movimento, e tra l'altro nasce a livello istituzionale, con il primo a citarlo, se non sbaglio, Kennedy, ma Johnson ne farà una bandiera, appunto tu dicevi dell'importanza di Johnson, no? Come un promotore dei diritti civili, che è affirmative action, cioè la discriminazione attiva a favore di chi è stato penalizzato fino a quel punto, e quindi il tentativo di spingere le minoranze a un maggiore riconoscimento all'interno della società americana. Tutto questo si interseca ovviamente a livello internazionale con quello che sta avvenendo nel mondo, perché il 68, un po' come il 1848, è una di quelle date dove per una serie di causalità, ma di casualità e causalità, ma forse nemmeno tanto casualità, c'è una mobilitazione massiccia attraverso, a livello transnazionale, che interessa molte parti del mondo. Il 68 ha lasciato, per questo poi anche è rimasto nell'immaginario collettivo, un anno importantissimo, anche un anno di svolta. Io direi che se ci sono domande, osservazioni, contributi anche dal pubblico,
e poi magari possiamo rispondere e fare anche un piccolo giro conclusivo con i nostri due oratori. Domande o osservazioni? Sì. Devo chiedere io qualche notizia in più, magari anche di aspetto, diciamo, analitico sul piano storico, relativo al SDS, al Movimento Studentesco Americano. Grazie. Qualcun altro? Intanto direi Bruno risponde intanto. L'SDS, Students for a Democratic Society, nasce nel 60. Sì, io mi chiedo come mai quel nome democratico, cioè negli Stati Uniti d'America, un movimento che si autodefinisce democratico, sembra una contraddizione in termini, cioè il paese della libertà trova un movimento di massa che si dice io sono democratico e voi allora cosa siete? Ma questo è esattamente il punto, perché nel 60 nasce come movimento giovanile all'interno di quel campo socialista che è rimasto grosso modo intatto dalla repressione degli anni precedenti. E viene anche favorito, viene anche stimolato. Nasce a partire da, essenzialmente a partire da una critica nei confronti dell'esistente. E quel democratic è proprio una delle chiavi. Cioè, dicevo prima che questi giovani studenti si accorgono di non sapere niente di quello che succede nelle altre parti della società. E nel 62, nel documento di Portione, parlano di sé dicendo noi che siamo figli, siamo cresciuti in condizioni di anche moderato benessere, abbiamo scoperto la povertà degli altri, la povertà, la discriminazione razziale e aggiungono poi un altro pezzo di discorso, cioè lo spettro della bomba che hanno sulla testa. E proprio questo è il punto, cioè quella società che è nota come, o si propaganda in giro per il mondo come il paese della società libera, nel paese della libertà, in realtà ha un quarto della propria popolazione che vive in condizioni di segregazione, di discriminazione razziale, in parte di discriminazione di genere, perché come giustamente ricordava Elisabetta, i livelli salariali delle donne a parità di mansione erano il 60% di quelli, adesso sono il 73-74%, ma allora erano il 60% degli salari maschili, e quindi scoprono che quella è una società diseguale in cui il principio della rappresentatività è rispettato fino a un certo punto, è una società in cui vige la discriminazione, vigono le discriminazioni, e quindi non è una società democratica. Ma attraverso questo processo arrivano anche a mettere in discussione i principi di quella società tra virgolette democratica. E uno dei teorici di Kaufmann, dei teorici della democrazia partecipativa, è il loro mentore principale. Cioè il principio della rappresentatività ha prodotto questa società che è diseguale, ingiusta e così via. Allora noi chiediamo il principio, una società articolata in base al principio della partecipazione. Una società democratica è una società in cui i soggetti partecipano a progettare, organizzare la propria vita e il proprio destino. E quindi una società che si organizza dal basso. E questo è l'altro principio di fondo. La SDS è la più grande delle organizzazioni, diciamo giovanili, anche se è un po' restrittivo, e studentesche, anche se è un po' restrittivo, che articolano la loro
la loro azione su questi principi. E tra i principi che articoleranno, che espliciteranno tra il 61 e il 63, ci sarà la particolare attenzione nei confronti della condizione della gente di colore, proprio per le ragioni che abbiamo già detto. E avranno un ruolo inizialmente decisivo anche nell'organizzazione delle proteste contro la guerra. Poi ci saranno altre organizzazioni di cui loro fanno parte che avranno un ruolo più ampio, più largo, e gestiranno poi le mobilitazioni. Però anche nei confronti della guerra in Vietnam la posizione dell'SDS sarà fondamentale, e questo permette a questa organizzazione di arrivare ad avere tra 80.000 e 100.000 aderenti alla fine del 68. Nel 69 poi, come succede nella vita dei movimenti, ci saranno le frazioni, le contrapposizioni, le lotte per il potere, le rotture. In questo contesto delle contrapposizioni interne e dei disaccordi politici si inseriscono poi le donne. Quella componente di movimento che Elisabetta ricordava prima nasce proprio dall'interno anche dell'SDS, le donne che dicono: noi siamo una componente fondamentale, una delle bandiere, diceva lì, metà del cielo lo teniamo su noi. E si accorgono che dentro l'organizzazione vigono gli stessi principi di subordinazione delle donne alla leadership maschile del resto della società. Allora cominciano a presentare nelle riunioni di movimento dell'organizzazione dei documenti che vengono spesso irrisi, che non vengono neppure letti in pubblico, e poi di fronte a questi rifiuti, a questa irrisione, cominciano a organizzarsi per conto proprio, e da lì questo sarà uno dei rivoli principali che danno poi vita tra il 68 e il 70 al movimento di liberazione delle donne. Ma a quel punto l'SDS non c'è più, è andato in frantumi. Nel congresso del 69 le diverse correnti si contrappongono e da lì nascono altre iniziative. Aggiungo una cosa molto piccola, però credo importante le cose che ha già detto Bruno sul fatto che l'organizzazione si batteva anche contro gli accordi, diciamo, che venivano fatti da alcune grandi università americane in cui loro erano studenti e il Ministero della Difesa americano per studi, no, su soprattutto ci sono state molte sperimentazioni, soprattutto sui defoglianti, no? Quindi su armi chimiche, diciamo, che venivano impiegate in Vietnam. Quindi c'è anche poi una parte del movimento che si batte, no, concretamente, perché le loro università, quelle di cui loro stessi erano studenti, uscissero, no, da questi accordi, che erano accordi molto remunerati naturalmente per le università, perché questo era un contributo attivo e terribile anche alla guerra del Vietnam. Quindi c'è questa componente, no, importante, insomma, nel momento. Colombia, per esempio, sì. Sì, tra l'altro io aggiungo un'altra ultima cosa, c'è già appunto questo movimento che parte da una società che sta prendendo coscienza del fatto che alla fine questi Stati Uniti e le sue istituzioni non sono così liberali e democratiche, che sta anche, diciamo, comincia sul fine degli anni 40, nei primi anni 50, tra l'altro nel periodo del maccartismo, e si comincia a manifestare negli scritti di quel gruppo di intellettuali della Big Generation, che è scritto pure di questo, e The Howl, mi sembra del 55, no? Sei. Il famoso poema di Allen Ginsberg, The Howl, il grido, che praticamente è un'anticipazione molto più virulenta, molto più una denuncia vera e propria
tutta un'anticipazione, diciamo, del Port Union Statement, nel senso che dice: mi sono accorto, le nostre strade di un paese così ricco, libero, sono piene di drogati, gente che muore di fame, no? Che non ha gli strumenti per sopravvivere, noi ci preoccupiamo di cose che invece non dovrebbero essere la prima preoccupazione della società democratica. E questo ovviamente comincia a pervadere gli Stati Uniti, cioè è una crescita progressiva che comincia, apposta io avevo cominciato un po' indietro, perché progredisce col passare del tempo rispetto, diciamo, a quel consenso che tutto sommato la Seconda Guerra Mondiale poi un po' aveva, e la vittoria degli Stati Uniti aveva favorito. E invece c'è una crescita di una coscienza che poi tutto sommato questo paese così democratico non è. C'è qualche altra osservazione per i nostri guardatori? Io, per avviarci verso la conclusione, tra l'altro ci mancano circa 10 minuti da quello che ci ha dato, dai tempi dati al festival, vorrei fare, visto che ci siamo concentrati sul 68 ovviamente, che era il tema della nostra, del nostro incontro di oggi, ma questo 68 abbiamo detto è lungo, no? Anche se è un anno indiscutibilmente determinante, e c'è l'elezione di Richard Nixon, no? Un'elezione un po' particolare, tra l'altro Nixon aveva già perso delle elezioni proprio contro Kennedy nel 1960, si ripresenta nel 68, tra l'altro tira fuori questa idea nel suo staff della maggioranza silenziosa, di un'America che in realtà non vuole protestare, che è contenta col suo tenore di vita, ma comincia anche una crisi, che è una crisi di lungo periodo e che culmina, anzi, non ti dico, comincia gravemente negli anni 70, è collegata tra l'altro a una situazione internazionale molto complessa e che in tutto sommato è anche un po' la conseguenza, no? Il portato di quell'esperienza. Una specie di reazione a un movimento di liberazione che si era prodotto nel decennio precedente. Ecco, io direi che appunto si chiude la guerra del Vietnam, c'è, cioè, la crisi petrolifera, l'inflazione galoppante, no? Una serie di segnali che si erano cominciati già a vedere negli anni 60, che esplodono a inizio anni 70, tant'è vero che appunto altri storici hanno trovato in quella appunto quel decennio, che tra l'altro uno storico famoso negli Stati Uniti, Daniel Rogers, ha chiamato The Age of Fracture, l'età della frattura proprio, no? Della spaccatura che cambia anche la natura del paese, avvia gli Stati Uniti verso una crisi, che è una crisi che tutto sommato gli Stati Uniti ancora vivono oggi, no? Noi parliamo molto di fine dell'era americana, che tutto sommato comincia proprio in quella fase, quando gli stessi americani mettono in discussione la validità di certi assunti della propria società. Quindi così ci ricolleghiamo un pochino al presente, no? Pure ai problemi che vediamo oggi, e tra l'altro non a caso, insomma, che venga eletto un personaggio come Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, insomma, ha un significato anche visto sul lungo periodo, a 50 anni da quel movimento, no? Su perché un ritorno del populismo che negli Stati Uniti non è la prima volta che si manifesta, ma in una forma molto particolare. Volete fare due battute conclusive su questo? Io anche sì, se mi sono allargato molto. No, ma aggiungo soltanto due considerazioni su un aspetto che se parliamo dei movimenti, come è giusto fare, degli anni 60 e del 68, finisce spesso per rimanere fuori, e cioè il fatto che tra il 68 e il 74 negli Stati Uniti c'è la fase di maggiori lotte operaie della storia degli Stati Uniti fino a quel momento. Il numero degli scioperi, il numero dei partecipanti a quegli scioperi e la quantità delle aziende, delle società investite da quegli scioperi sono i più alti in assoluto nella storia degli Stati Uniti fino a quel momento. Allora,
insieme con la sconfitta del Vietnam e tutti i costi sociali, politici, culturali, ma anche economici e finanziari che questa sconfitta porta con sé, insieme con l'inflazione, insieme con la crisi petrolifera, insieme a tutto quell'altro che più o meno abbiamo evocato, c'è anche questa ondata senza precedenti di proteste operaie. Tra l'altro, tra il 67 e il 68, i sindacati operai che nel loro complesso avevano appoggiato la guerra in Vietnam, si staccano da Johnson e assumono una posizione di contrarietà nei confronti della guerra e quindi entrano in una fase di antagonismo, anche loro di antagonismo nei confronti del governo, e quindi anche questo si aggiunge a questi elementi, e gli anni 70 effettivamente saranno un anno assolutamente decisivo nell'orientare la concezione stessa di che cosa sia la società statunitense, fino a quando poi arriva Ronald Reagan eletto nel 1980 e lì cadrà la mannaia su tutto quello che di progressista c'era stato e che non era stato ancora attaccato o distrutto o entrato in crisi negli anni precedenti. Due parole. Una per dire che gli anni 70, i primi anni 70, che sono anni di grande diffusione della cultura, dei movimenti delle donne, nascono le prime dipartimenti di Women Studies nelle università, insegnamenti di Women Studies, riviste, eccetera, non sono però anni in cui in realtà i diritti delle donne vanno particolarmente avanti. Ricordo soltanto, c'è la legge nel 73 per l'interruzione di gravidanza, ma invece non viene approvata l'Equal Rights Amendment, che è la grande legislazione che dovrebbe davvero garantire, no, la parità tra uomini e donne. Dal 75 però si avviano i primi, le grandi conferenze dell'ONU sui diritti delle donne, in cui le donne americane partecipano con forza, ma questa poi è un'altra storia, perché si apre nel 75 il decennio dedicato dall'ONU ai diritti delle donne, e quindi le donne americane partecipano di questo grande movimento globale, che comincia a essere globale. Ricordo che negli anni 70 si comincia a parlare di globalizzazione proprio per i motivi a cui accennavano Daniele Fiorentino e Bruno Cartosio, ma c'è un punto che poi lascio qui. Oltre a tutto quello che hanno detto giustamente loro, gli anni 70 sono gli anni in cui si apre un importante discorso che avrà alterne vicende sempre negli Stati Uniti, che è il discorso degli human rights, cioè dei diritti umani. E si apre proprio, no, anche con gli accordi della conferenza di Helsinki e poi con la presidenza Carter, ma indipendentemente, diciamo, no, da questi eventi di politica estera o internazionale, il tema dei diritti umani diventa a livello di base uno dei temi emergenti anche per la società americana. Bene, allora noi siamo giunti a conclusione del nostro incontro. Io ringrazio ancora il Festival e Storia, e ricordo tutto il Cistea vi ringrazia per la vostra partecipazione. Speriamo di avervi dato qualche spiraglio in più, qualche notizia in più sul 68 degli Stati Uniti. Buona serata.